Ben ritornati a quest'altra nuova puntata. Oggi noi cercheremo di vedere questi 4 titoli per il Nintendo NES. E escludendo questo, Red o Black Manta, abbiamo 3 titoli da scegliere. E cominceremo con questo, un titolo che è sconosciuto ma vi piacerà di sicuro. E vi dico soltanto una cosa: bussatevelo fino in fondo. Se non lo sapete, nell'anno 1991 era arrivato in sala giochi un videogame che sotto certi aspetti poteva ricordarvi Bomberman, ma aveva un tema tutto suo. Era ambientato nella preistoria, si chiama Trog. E venne anche rilasciato dalla Midway. Noi vedremo il videogame, la conversione, portata sul Nintendo Entertainment System, ovvero sul NES, portato su questa console nel 1991. La storia in questo gioco non c'è, perché di solito nei videogiochi arcade non c'è mai una storia, ma anche in questo caso non c'è proprio. Ma vediamo invece gli aspetti tecnici del gioco, vediamo la grafica. Graficamente non è realizzato male, certo convertire un cabinato portandolo sul NES bisogna strozzarlo parecchio, perché bisogna soprattutto adattare un videogioco ai limiti tecnici di una console. Qui invece comunque abbiamo ambientazioni che sono viste dall'alto proprio come in Bomberman. Sono simpatiche, molto semplicistiche nel design, e anche per quanto riguarda i nostri personaggi, primari e secondari, sono comunque molto carismatici al punto giusto, e sono molto ben animati, e non è che fanno una brutta figura. E tutta questa grafica vi garantisco che non rallenta, anzi, è proprio perfettamente fluida. Invece sul sonoro abbiamo pochi effetti sonori, che del resto va bene così, non è che contano tanto, ma il vero pezzo forte sono le poche musiche di sottofondo. Sono temi musicali molto simpatici e vanno bene per accompagnare l'atmosfera molto preistorica di questo videogame, e sono molto orecchiabili, anche se forse troppo ripetitivi, e comunque posso avere sicuramente a tutti voi voglia di canticchiarli. Invece, per quanto riguarda la giocabilità, cos'è Trog? Trog è una sorta di puzzle game. Il nostro scopo è guidare il nostro protagonista, uno stiracosauro in pratica, un dinosauro inesistente, e dobbiamo semplicemente guidare all'interno di queste ambientazioni stile Bomberman e raccogliere tutti quei pezzetti blu che sembrano uova o monetine o pezzi di cristallo, e non farci colpire dai Trog, che sono quei ciclopi primitivi che vorrebbero colpirci e mangiarci. Sì, mangiarci. e possiamo scegliere all'inizio di ogni partita il livello di difficoltà, il livello facile, medio e difficile. Vi consiglio di giocarlo più a livello difficile perché il divertimento è molto alto. Se giocate a livello facile e medio lo finirete in 448, anche se è lunghissimo. E per quanto riguarda invece lo scopo è certamente raccogliere questi oggetti e dobbiamo cercare certamente raccogliere una grande quantità di punti, 200.000 per arrivare al livello bonus, 400.000 punti invece per avere almeno una vita. E se ci sono anche degli oggetti che verranno messi intorno all'area di gioco, tipo ferri di cavallo, borsette, foglie rosse, funghi e anche addirittura ananas. Se prendiamo un ananas è come un potenziamento, il nostro avversario diventerà un T-Rex e potrà mangiare i Trog. Se invece prendiamo una foglia rossa è come l'adrenalina, diventa molto più veloce il nostro avversario. Se prendiamo un fungo diventa più lento nei movimenti. Se invece prendiamo il ferro di cavallo, quello credo che serva soltanto ad aumentare i punti, ma non l'ho mai capito il suo scopo. Quindi che cosa vi devo dire? Ve lo consiglio questo gioco, è una valida alternativa ai vari puzzle game che sono comparsi in quell'epoca, in ogni console. Questo forse potrebbe piacere soprattutto a chi ama il tema preistorico e anche i puzzle game. E questo fu uno dei giochi non perfetti, ma belli, portati dalla Acclaim sul Nintendo NES. Vi aspetto alla prossima recensione, gente! Ciao!